Benvenuti in Mario Forever, Santa's Missing. Buondì. Quindi, oggi va tutto bene. Non ho affatto giocato ad altro nei minuti precedenti. Questo è Mario Forever. E in particolare è un gioco natalizio, fatto dal Forever Team. Parte del Forever Team è Mario Variable, che abbiamo qui in chat. Quindi posso scambiare delle vite per uno degli oggetti. Per ora non lo farò. Interessante comunque power-up. Vedo un fiore di fuoco e poi due power-up che non conosco. Quindi Christmas Lake. La musica qui è di Mario e Luigi, Fratelli nel Tempo. Molto bella. Il villaggio Holly Jolly, se non sbaglio. Era una bella vigilia di Natale nel Regno dei Funghi. Tutti si preparavano gioiosamente per la grande celebrazione. Tuttavia, mentre si preparavano per il festival, hanno saputo un fatto terribile, Santa è sparito, e anche il testo. Quindi, il Link è questo qui. Fatemi sapere se il volume va bene. Per me è ancora un po' forte. Lo abbasso leggermente. Mettiamolo al 7%. Questa musica è di Paper Mario, sì. Buon Natale! Guardate che bello, guardate che carino qui. Anche se non approvo l'utilizzo dei Toad, oddio il volume. Oddio il volume! Lo abbasso al 4% per me. Fatemi sapere se va bene. Comunque sì, i colori sono bellissimi. Immaginate spendere un fungo, spendere una vita per prendere il fungo, quando il fungo è proprio qui. Guardate che carino. Ok. Quindi, credo che questo sia il momento migliore per dire che faccio schifo a Mario Forever. Molti di voi del team siete duri d'orecchi. Non è un problema, devo solo bilanciarlo con la voce. Magari metto al 3%. Immaginate, allora, sto mettendo al 3%, immaginate al 100%. Ok, così forse va bene. Oh, ok, stavo regolando il volume. Dai, datemi tregua. Quindi, come dicevo, faccio schifo in Mario Forever. Quindi non aspettatevi necessariamente che finisca il gioco, però di certo cercherò di giocare la maggior parte. E a livelli epocali. A 100 scoppia la testa. Quindi, chiedo a Mario Variable, visto che è in chat. Oh! Ok. Mi chiedo se questa è una collaborazione in cui ognuno ha fatto un livello diverso. Quel Goomba si è incastrato e quel Goomba sta passando attraverso il blocco. È una collaborazione. Quindi questo livello di chi è? Ho un po' di paura, va bene. Forse mi conveniva correre sui blocchi. Bene, molto bene. Sono molto bravo. A 100 posso fare da stereo. Comunque è carinissimo, esteticamente è bellissimo. Adoro i colori, adoro le luci, tutte le decorazioni. Ok, non colpitemi possibilmente mentre leggo la chat o mentre regolo il volume. Questa è di Chris, la mente dietro all'idea del gioco. Carino. Iper ha messo in chat il link per scaricare. Ok! Magari ora invece guardi il gioco. Le luci sono adorabili, sì. L'altro giorno ho giocato a delle hack di Mario World. La differenza è questa. In Mario World preferisco i controlli. Preferisco la fisica. Qua però, guardate che carina la grafica. Quello che si può fare qui. Che io sappia, Mario Forever offriva un editor di livelli.
E quindi c'è molta gente che fa fangame e fa livelli custom di Mario Forever. Sono 6 livelli, ok. Ok, qua c'è roba. Forse mi conviene fare così. Mario Forever, quello dell'editor, non so bene com'è fatto. Un vecchio fangame di Mario basatissimo sull'originale Super Mario Bros. E anche l'editor. Da piccolo hai fatto qualche livello personalizzato di Mario Forever prima di scoprire le hack. Figo! Abbiamo la lore di Red. Quindi qua vorrei fare così. Entra! Ok. Ho imparato. Sono morto però ora ho la conoscenza. Intanto ho anche una sola vita. Ho saltato il fungo, anche perché so che c'è un power-up proprio qui. Forse non è stata una buona idea evitare il fungo. Bene! Quindi quello era riscaldamento. Quello era solo riscaldamento. Vediamo che immagine mi avete mandato. Horror, sì. C'era il tag horror nello stream perché stavo giocando a Baldi's Basics. Non. Se state arrivando ora, fate finta che non abbia detto niente. Ignorate quello che ho detto. Stavo giocando a un fangame che era una mod di Baldi's Basics ed era di Luigi. Posso mettere in pausa? Ah, ok. Buono a sapersi. Quindi, qua non mi importa niente perché c'è il fungo subito dopo. Cioè il fiore. Ok. Bene, ottimo salto, Storm. Quindi quello era il riscaldamento. Ti sei confuso con Super Mario Bros. X, però giocavi anche a Forever. Anch'io ho giocato a Forever da bambino. Ah, continua, ottimo. Non c'è rewind qui, vero? Ok, era solo riscaldamento perché devo imparare i controlli. Sono abituato a Super Mario World. E anche Mr. Cane mi sta dicendo che faccio schifo. Ok. Quindi credo che debba ripartire. Ho fatto restart. Si è rotto. Comunque sì, anch'io da bambino ho giocato a Mario Forever. L'originale. Da bambino andavo alla ricerca di tutti i fangame, di tutte le hack. E poi ovviamente ho iniziato a farle su Super Mario World. Ok, per fortuna qua si può saltare, quindi siamo qui. Ora ho imparato, ho la conoscenza. Esatto, ho imparato una mazza. Oddio, ok. Ok, sono molto bravo. Sono molto bravo. Domani, come dicevo, è la vigilia di Natale. Saremo qui su Twitch anche domani. Con uno stream di Mario Party. Mario Party 3. Consigli di premere F3. Ah, va bene. Un fangame con boss finale Sonic come musica c'era a Genova di Final Fantasy. Ok, non mi importa perché c'è il fiore qui. Quindi, mi sembra una buona idea fare così, solo che bisogna farlo con un tempismo decente. Ciao Zaki! Non puoi trattenerti per il. Ah, non puoi trattenerti, però vuoi salutare. E vuoi ricordarmi che sono una sega, grazie.
Come sempre. Rompi tutti i blocchi, ok? Grazie per il consiglio. Ok, sono... Mi sono... spaccato il piede sul blocco, praticamente. A che ora iniziamo domani? Probabilmente sempre alle 3. Come dicevo prima, con Zaki domani saremo su Mario Party 3. Come voto questo fangame non posso votarlo perché ancora non ho fatto niente. È molto carino, graficamente. Il mio problema spesso... con... i fangame di Super Mario Bros. X e Mario Forever è che io non sono abituato ai controlli. E quindi... devo abituarmi. Inoltre non posso barare con i save state, quindi devo davvero abituarmi. Ok, cerco di rompere tutti i blocchi. Quindi non posso neanche saltare da accovacciato. Il che è molto buono a sapersi. Domani solo Mario Party 3, probabilmente sì perché sarà una partita molto lunga. Ok. Ok! Ho capito, va tutto bene. Non dite Storm, sei scarso! Non dite che sono scarso. Lo sono, ma non ditelo. Domani saremo io, Zaki, Ittio e Ska. Una partita a 4 in Mario Party 3. Storm sei scarso, no, non ditemelo! Sto imparando, e questo è l'importante. Intanto di nuovo 0 vite. Però ho imparato. Guardate. Ho imparato. Mi chiedo quanto posso spingermi in là su un blocco prima di cadere. Ok. Quindi posso fare tipo così. Ok. Sto imparando. Checkpoint. Non credo che mi serva molto il checkpoint perché ho 0 vite, però va bene. One up. Bene, ho perso sia il power up che il one up. Se non imparo Kamek mi trasformo in un panettone. Gente, domanda obbligatoria. Guardate che carino qui. Che carino. Anche Goomba col cappellino che c'erano anche prima. Ah, questo gioco non ha i continua. Ok. Domanda obbligatoria. Preferite il panettone o il pandoro? Sondaggio in chat. Metti in pausa. Quale preferite? Panettone o pandoro? Potete votare per 10 minuti. Bene! Ho appena tolto la pausa e mi becco in faccia una luce di Natale. Il checkpoint l'hai raggiunto in 2 minuti. Sì, io faccio schifo, però tieni anche conto che... devo imparare i controlli completamente. Non gioco mai a Mario Forever. Ok, devo fare restart. Ok, ecco qui. Io ho creato il Mario's Castle, sì. Nel 2006. Quando nel 2006 era solo un forum. Poi col passare del tempo sono arrivati MarioCastle.it, su cui abbiamo iniziato a fare le news, poi MarioWiki.it. Oggi il forum non è molto attivo, anzi, non è affatto attivo. Perché oggi è raro che ci siano forum attivi. Però, diciamo, come per parlare siamo attivi su Discord.
mentre ovviamente continuiamo a fare le news su MarioGastor.it. E ovviamente siamo qui su Twitch o YouTube, se state guardando tipo tra due anni, per Natale 2023. Gente, bene, gente, vi rendete conto che è quasi il quinto anniversario di Switch? Siamo quasi nel 2022. Tra poco Switch compie 5 anni. A questo punto credo che non sia più molto assurdo iniziare a chiedersi cosa viene dopo. Crescono così in fretta. Potrei non riuscire a vedere tutto il gioco. Se non ci sono checkpoint potrei fare game over spesso, quindi potrei non vedere tutto il gioco. Mi piacerebbe vedere almeno il livello di Mario Variable. Poi ovviamente c'è il link in chat, quindi vi invito a giocarci voi. Ok. Credevo di arrivarci. Non capisci perché la gente vuole panettone senza canditi ma con l'uvetta? Tu preferisci canditi all'uvetta. Personalmente sono d'accordo. L'uvetta non piace molto neanche a me. Personalmente comunque preferisco il panettone. Anzi no, il pandoro. Preferisco il pandoro. Hype per lo speciale 5 anni di Switch. Sarebbe carino fare qualcosa di speciale per i 5 anni di Switch. Ok. Questo singolo blocco, ok. Ecco qui. Checkpoint. Pensa, il checkpoint si trova a 2 pixel dal punto in cui sei morto prima, sì. Ok, il one up lì. L'ho perso di nuovo. Mi conviene forse andare indietro? Ciao, salve! Vado indietro per prendere il fiore di fuoco. Ok. Mi piacciono i nemici che passano attraverso i blocchi. Mi conviene prendere le monete. Perché le vite qui sono preziose, chiaramente. Annunceranno Metroid Dread 2. Magari. Assieme a Mother 3 localizzato. Sì, fidati. Mi chiedo se questo è tipo vino o cos'altro. Quello è sangue. Xenoblade 3, sarebbe bello. La live di domani quindi dura 3 ore. Non saprei. Il fatto è che probabilmente faremo una partita lunga di 30 turni, 40 turni o giù di lì. E quindi non sappiamo esattamente quanto durerà. Succo di rapa. Abbiamo la risposta canon. È succo di rapa. Ok, attenzione a questa parte. Mentre sta finendo il tempo e non ho fatto attenzione. Ok, devo correre. Sono abbastanza sicuro che morirò. Questo è un power-up nuovo. Zona warp. Monete. Blocchi nascosti. Vorrei salire, tipo. Ok. Sono morto, però ho il one up. Rompi i blocchi di mattoni con quello ed entra nel tubo. Ok. Quindi quel power up permette di rompere i blocchi. Tony dice, usate sempre Parsec, sì. Potremmo farlo su Mario Party Superstars, se solo ci fossero tabelloni invernali in Mario Party Superstars.
Quindi, in alternativa, dovremmo usare Mario Party 3. Quella pianta mi ha colpito mentre entravo. Preferisci le rape o i funghi? Onestamente nessuno dei due. Ok. Ok! Ok. Va tutto bene. Va tutto molto bene. Va tutto molto bene. Comunque, imparo. Non ho alcuna pratica con Mario Forever. Mi ha ammazzato di nuovo. That's all, folks. Quindi. Ok. Ok. Oh, Zaki, ti sei annullato l'impegno, quindi rieccoti. Beh, bentornato. Ok, ho zero vite. Devo tornare dove c'era in One Up. Non lì. Qua c'è un one up e non l'ho preso, bene. Ok. Ok. Ora. Lo rifaccio, però con tutta l'esperienza acquisita. Quindi il fungo qui. Me ne frego di loro. Me ne frego di tutto il mondo. Merry Christmas is subtime. Ed è la mia occasione per dire che Magis è mosso. Ciao Xerve, grazie per l'abbonamento. Mi sono mosso. In realtà ho iniziato mezz'ora dopo il normale, però dai, diciamo che mi sono mosso. Grazie per l'abbonamento. 13 mesi di fila, tra l'altro, wow. Quindi siamo qui. Sto imparando. Può sembrarvi che io sia scarso, e in realtà lo sono. Però sto imparando. Quindi ogni secondo che trascorre divento leggermente meno scarso. Visto? Leggermente meno scarso. Qua c'è il one up. Leggermente meno scarso. Ciao, Joe Buttafuori! Joe Buttafan. Benvenuto e grazie per l'host. Come va? Come stai trascorrendo il periodo natalizio? Io tutto bene, sono qui a morire con qualche gioco. Bugiardo, sei scarso, non un pro. Scherzi, però è vero. Ok! Va tutto bene, va tutto bene. Va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Va tutto molto bene. Muori. Visto? Miglioro. Un giorno, lo dico sempre, ma un giorno farò speedrun di Mario 64. E allora sì che vedrete quanto sono scarso. La musica di Mario e Luigi Fratelli nel tempo. Intanto ecco i risultati del sondaggio. C'era la musica di Fratelli nel Tempo, evidentemente perché il team che ha fatto questo gioco è fan di Fratelli nel Tempo. Oddio. Un po' più piccolo. Un po' più piccolo. Ha vinto il Pandoro! Mentre scade il tempo, dovevo mettere in pausa. Quindi qua c'era un one up. Mi serve decisamente. Scivolo! Oddio. Capite perché poi muoio? Perché non so fare neanche i salti più semplici. Aiuto! Aiuto! Ok. Vado. Metto pausa, sì. Bene, perdiamo immediatamente il power up che mi serviva qui. Ok, però adesso due one up. Te lo ricordi quel power up? Ho visto i Toad che dicevano Buon Natale, sì. Non li ho menzionati perché li ho già visti prima.
sono morto e quindi ho dovuto ripetere quella parte. Ok, dammi il one up. Vedo di non farmi colpire mentre scendo. E invece... Devo dire che non sono un grande fan della pianta piragna che ti colpisce mentre scendi. Ok. Mi colpisci in ogni caso. C'è una nuova emote? Sì, ci sono un po' di emoticon nuove. Ok, volevo salire su. Volevo salire su! Sono andato a sbattere contro i block. Bene. Il Martel Koopa lancia i regali, sì. Adoro esteticamente questa hack. Adoro come tutto natalizio. Adoro i colori. Adoro la neve. Non adoro le piante piragna. Non adoro il Martel Koopa. E ora morirò. È un bug. Non era intenzionale. Ho letto la descrizione su YouTube, ho letto che c'erano dei bug che hanno comportato la pubblicazione dopo Natale. Perché questo gioco è del 2020. Oh! Ok. Volevano pubblicarlo per Natale 2020, invece l'hanno pubblicato poco dopo, quindi è abbastanza recente. Ok. Prendi il one up. Vediamo se riesco a fare la pianta. Tipo, sto fermo qui. Ok, la pianta non c'è. Scendo. Come non detto. Quindi bisogna usare per forza il fungoli. Se perdo il fungo prima, sono morto. Ora. Vorrei usare il one up. Vorrei prendere il one up e poi entrare qui, ok. Mi colpisce, però va bene. Sopravvivo. Ok. Non uccidermi, gentilmente. Non uccidermi, gentilmente. Come cacchio faccio qui ora? Oh, c'è un fungo là. Ecco come faccio. L'ho beccato completamente per caso. E ora lo so. Ora lo so. Sono anni che non capisci perché succede. Quindi immagino che... non avrebbe, diciamo, risolto niente avere qualche mese in più di sviluppo. Sono morto. Prendo le monete almeno. Così raggiungo un one-up. Lì, se perdi il fungo, non posso fare più niente, perché poi non posso entrare nel tubo. Facciamo così. Prendo più monete possibili. Magari c'è qualche one-up qui? No? Qua, sì. Entra! Ok, ce l'ho fatta! I Goomba ci mettono un po' a scomparire, sì. Rimane lì, morto per un po'. Quindi. No, no, non colpirmi. Ok. Prendi il fungo, mi servirà. Mi servirà molto. Oh! Grazie per il follow, Foxy048. Benvenuto, benvenuta. Quindi. Riuscirò totalmente a superare almeno questo livello. Ripeto, il fatto è che probabilmente questo è tutto molto facile per chi è già abituato a Mario Forever. Un po' di meno per me. La parte con le stelle che ruotano ha impiegato un po' a farla.
Il problema è anche che prima avevo il power up, ora invece devo arrangiarmi senza power up. Intanto ho un up. Non colpitemi. Ok, addio. Entriamo. Quando ero nella forma fuoco ha funzionato. In effetti, forse mi conviene fare un po' di backtracking, tornare un po' indietro per andare a prendere il power up. Ah, sì. Lo stile è molto simile a Mario Stars. A Super Mario Bros. 1 di All Stars. Ok, quindi. Andiamo qui. Tu non mi colpisci, gentilmente. Come ho fatto? Va tutto bene, va tutto bene. Sono vivo. Va tutto bene, va tutto bene. Andiamo qui. Va tutto molto bene. Eccoci qui. Va tutto bene, visto? Tutto perfetto. Ho 4 vite, ho il power up. Vado a prendere altre vite, perché ho capito che qua ci sono i bonus. C'è il one up. Ok. La pianta piranha lancia lampadine, sì. Muori gentilmente? Oddio. Ok. Sono terrorizzato dalle piante. Va bene. Ok, il power up era necessario qui. Regal Koopa. Questo power up non sono abituato ad usarlo dai tempi di Mario Forever. E ho la sensazione che debba conservarlo, quindi sarò molto cauto. Sarò molto cauto. Oh! Ho paura. Ho paura! Ho tanta paura di quel Martel Koopa o Regal Koopa. Mi chiedo se posso saltare sopra. Sì. Ok, eccoci qui. Progresso. Finisce il tempo. Ok, devo fare attenzione, siamo alla fine. Credo. Se non siamo alla fine, questo è il livello più lungo del mondo. Oddio, oddio. Finisci il livello? Oh, ok. Ok. Va tutto bene. Va tutto molto bene. Che bravo. Non ci sono i Bullet Bill? Finora no. Finora non ne abbiamo visti. La musica di Mario 64 qui. E c'è anche Mr. Cani sottofondo. Ora c'è il livello di Mario Variable, quindi abbiamo l'autore del livello attuale qui in chat. Quindi presumo che l'acqua sia come in Mario Bros. 1, Super Mario Bros., e cioè che non posso nuotare. C'è qualcosa quassù? No? Ok, posso stare su queste e posso rimbalzarci sopra. Carino. Mi piace, quei pesci sono tipo con le luci di Natale o qualcosa del genere. Non toccarlo, ok. A proposito di Super Mario Bros., non so quanto tempo mi avanzerà, ma ho pronto anche un fangame, una hack di Super Mario Bros. 1, che è molto raro, almeno per me. Non gioco quasi mai alle hack di Super Mario Bros. 1. Ok. Questo posto puzza di power up. Un up, ok. Sì, Mario Forever, Mario Variable con suo team, cioè Team Forever. Ok, checkpoint. Finora questo livello è molto più marioso, diciamo, come difficoltà. Thank you.
Potrei andare lì per delle monete oppure facciamo che no? Se non sbaglio, il Team Forever sta facendo anche delle cose di Capodanno. Ok, non posso salire. Sta finendo il tempo. Perché mi sono buttato così? Oddio, ok, va tutto bene, va tutto bene. Va tutto bene, non va tutto bene. Mi sono fatto prendere dall'ansia per il tempo. Comunque, stanno facendo un gioco di Capodanno. Quindi, potrei giocare anche a quello nei prossimi giorni. Lunar New Year 2022. Ok. Potevo farlo al primo tentativo. Potevo finire il livello al primo tentativo. Invece. Ansia. Ok. Stavolta posso salire, perché ho il power-up. E così prendo un'altra vita. Poi però devo scendere da qui. Ok. Aspetto con molta calma, molta pazienza. Wow, sono morto letteralmente alla fine. Stavo per farlo al primo tentativo. Avevo finito. Quindi sono 6 livelli. Non so se li vedrò tutti, però... ci proverò. I pesci smack non muoiono. Quelli lì no. Quelli rimbalzano e basta. Andiamo in acqua. Ok, qua c'è la corrente che mi spinge verso destra. Vorrei prendere il power up. Quindi fuori dall'acqua posso andare liberamente. In acqua mi spingono. Ok, prendo molto volentieri. Cos'è questa musica? È molto carina. Ok. 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 Quei cosi sono elettrizzati, quindi... devo evitare anche il corallo. Metroid? No, la musica no. Non è lo stile metroidoso. Questo è di Christ, buona fortuna, ok. Quindi è lo stesso autore del livello precedente. Ok. Si riconosce comunque lo stile. Ok. Mi sono scordato che il corallo è elettrizzato. Si vede lo stile distinto di ogni sviluppatore. Ok. Mi piace la meccanica della corrente. Sto imparando i controlli, mentre intanto Mr. Cane si dà la pazza gioia. Ok. Mi conviene andare quassù, penso... qua ci sarà un power up. Ci sarà un fungo. Esatto. La musica è Pirate... stavo leggendo la chat! Perché ho letto la chat? Pirate Man. Remix di Mega Man 8 di 40nix. 40nix. Molto carina. Non ho mai giocato a Mega Man 8. La mia esperienza con la serie di Mega Man è piuttosto corta. Ho giocato Mega Man 1, 2, X e un po' di spin-off. Xerve invece lo riconosce subito. L'ha riconosciuto subito, l'ha detto sopra. Mega Man vibe. Leggevo la chat! Ok, facciamo che non leggo la chat. Almeno... non... in questo istante! Ok. Galaxy Brain ieri quando hai riconosciuto Mega Man 7. È vero, sentiamo spesso musica di Mega Man nei fangame di Mario. Bene, sono molto bravo. Sono molto bravo. Puoi dire quanto sono scarso? Sì.
Non è un segreto. Il mio livello di abilità non eccelle, diciamo. Allora. In questo livello ci vuole precisione. È facile a un certo punto perdere la pazienza e andare veloci, però no, bisogna andare lentamente e con precisione. Mario sta facendo tutto il livello guardando all'indietro. Mario non ha idea di cosa c'è davanti a sé. Oddio, ok. Ho rischiato. Di nuovo, dovevo aspettare ed essere paziente, invece sono andato di fretta. Fungo. Ok. Non mi ero accorto che invece quel corallo non è elettrizzato, solo alcuni lo sono. Non sono facilissimi da vedere. Perché quelli elettrizzati semplicemente brillano un po'. Ok. Ok, va tutto bene. Non va bene. Un fungo qui. Oddio. Niente fungo. Ah, leggo la chat tra un istante. Ok. Questo è elettrizzato, quindi evitiamolo. Va tutto bene, checkpoint, checkpoint. Pausa. Leggo la chat. Non li hai giocati tutti perché sono troppi, Mega Man ci vuole un sacco, ma lo stile è quello. Mario fa il moonwalk nuotando. Ne hai giocati abbastanza per riconoscere lo stile. Smetti di leggere la chat se non muori. Stavolta invece ho messo in pausa. Ora morirò appena... Ok, appena tolgo continua, muoio. No. Invece no, sto bene. Ok. Ok. Ok, ho 3 vite. Credo che giocherò finché non farò game over. Quindi cerchiamo di andare il più avanti possibile senza fare game over. Oddio. Questo blocco puzza di power up. Invece no. Ok, ok. Una cosa che apprezzo di Super Mario World è che si può controllare l'altezza del nuoto tenendo premuto giù. Oppure su. Ah, ok, quello era elettrizzato, non me ne sono neanche accorto. Non so sinceramente come sono morto. In Super Mario World si può controllare l'altezza del nuoto, tenendo premuto su, neutro o giù. Ok. Quindi si possono fare movimenti molto precisi in acqua. Ok. Ultima vita. Sono morto e basta. Oh, dai! Ok, ultima vita, nessun power up. Mi concentro sul gioco. Ah, questa parte non è molto semplice. Lascio passare il pesce. Lascio passare i 2 pesci. Lascio passare gli altri pesci. Oddio. Ora. No! Aiuto! Ok. Non ho trovato l'apertura, non ho trovato il pertugio. Probabilmente potevo passare in molti momenti, però cercavo un momento migliore e invece sono morto. Quindi... game over. Però è bello.
Specialmente se avete già un po' di esperienza con Mario Forever. Si chiamava Santa is Missing. Ve lo rimetto in chat. Ti spiace, ma no, è normale. Anche perché, essendo 6 livelli, era difficile che riuscisse a farli tutti.